L'ex premier Matteo Renzi, puntualissimo, è giunto a Sassano per la presentazione presso il Cineteatro Totò del suo libro Un'altra strada, idee per l'Italia di domani, edito Marsilio, in cui l'ex rottamatore, che 10 anni fa da sindaco di Firenze si propose come rinnovatore della politica, diventando in breve presidente del Consiglio dal febbraio 2014 al dicembre 2016, vuole oggi presentare la sua idea rinnovatrice della politica. Il senatore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni, ritornando anche su alcune delle decisioni del governo Renzi, tra cui il taglio dei cofinanziamenti ai fondi dell'Unione Europea per le regioni Campania, Calabria e Sicilia, definiti obiettivo convergenza, come spiegato dal quotidiano Il Sole 24 Ore in un articolo del 14 agosto 2014, in cui veniva annunciata la decisione assunta da Matteo Renzi e Graziano Del Rio, che però il senatore Renzi ha dichiarato essere falso. Beh, è falso perché con il nostro governo noi abbiamo aumentato la capacità di spesa dei fondi comunitari e dei fondi legati anche alle aree interne con una legge a prima firma Enrico Borghi e con un lavoro straordinario. Quindi chi dice questo nega la realtà. Il punto vero è che abbiamo fatto un patto per la Campania, non soltanto per la Campania, anche per altre regioni, e una parte di questi soldi faticano ad essere spesi per i blocchi burocratici, per i veti. Ma non è vero che abbiamo ridotto i fondi, li abbiamo aumentati. Parlate con i sindaci e guardate quanti denari sono arrivati per, che so, il progetto edilizia scolastica, per il progetto bellezza. La cosa sconvolgente è che una parte di questi sono stati bloccati dall'attuale governo. Presente anche l'onorevole Maria Elena Boschi, ex ministro per le riforme, che è tornata sulla riforma del credito cooperativo definita dalla stessa un atto che consente alle BCC di sostenere ancor più i territori interni. La riforma delle BCC in realtà potenzia il sistema ovviamente del credito cooperativo. Il rischio è che in un momento di crisi economica come quella che ha vissuto l'Italia, come il resto ovviamente del mondo negli ultimi anni, e di maggiore competitività a livello sia nazionale che internazionale, banche troppo piccole non riescano ad essere solide e quindi non riescano ad essere davvero un volano per il territorio e una garanzia per quel territorio, come invece lo sono state in passato in altre fasi della vita del nostro paese. Rischiano di essere un elemento magari di connessione con i poteri locali, con la politica locale, ma non di crescita per l'economia e per le famiglie di quel territorio. Se preservando le BCC, l'esperienza straordinaria delle BCC, anche io vengo da un territorio, la Toscana, che ha fatto tesoro dell'esperienza delle BCC, ma rafforzandole con un gruppo più forte a livello nazionale in cui il sistema cooperativo sta insieme anche nel mondo bancario, secondo me le BCC riusciranno ad essere più solide, quindi a resistere al rischio della crisi, a essere meno fragili e meno deboli e quindi capaci anche di far vivere meglio da un punto di vista economico il territorio in cui sono inserite.